Benvenuti in questo nuovo video, una sessione privata. Chiamo Anna, la mamma di Sara, ma poi ci sono varie interazioni di altre anime che entrano, quindi consigliabile di vedere tutto il video. Magari una parola o un qualcosa vi fa pensare che è il vostro caro, insomma, perché comunque ci sono entrate spontanee di persone che diciamo conosco e altre persone che non conosco, insomma, ecco. Andiamo, schermo intero, e volevo dire, delle volte noi chiediamo un contatto all'altra dimensione, ma forse a volte io chiamo, poi alcune persone hanno bisogno di mandare un messaggio dall'altra dimensione a questa dimensione. Perché succede molto spesso che mi arrivano messaggi che dicono sto passando un momento difficile e vorrei un messaggio dal mio caro, oppure voglio il messaggio dal mio caro, ma l'erba voglio non cresce da nessuna parte. E forse questo approccio per me è sbagliato. Se ha qualcosa da dirmi il mio caro, forse sarebbe meglio, perché mi arrivano messaggi tutti uguali, cioè forse me ne arrivano dai 2 ai 5 ai 6 messaggi privati al giorno, cioè io non posso stare dietro a tutti i messaggi che la gente mi manda, non è che poi se uno ci pensa un secondo sarò solo io che chiedo il messaggio, non credo proprio, cioè bisogna avere un attimo di pazienza, di intelligenza e di educazione, non scrivermi, però se volete scrivermi, per carità, io rispondo a tutti, però bisogna capire determinati meccanismi e mettere determinate cose. Se una sessione non viene fatta, non viene svolta, è perché forse anche l'universo o il mondo spirituale non vuole che vi arriva il messaggio. Poi ci sono delle forzature dove comunque i messaggi arrivano, però capiamo che il vostro caro non sta bene, non è in difficoltà, insomma. Ecco. Questa è una premessa, ma non è il caso di questa sessione, perché le sessioni che adesso usciranno sono state tirate fuori da una lista, messe nella ruota della fortuna, e io ho capito che forse non era il che io dovevo scegliere, ma il destino doveva scegliere, e infatti il destino ha scelto 5-6 contatti che comunque usciranno piano piano di sessioni svolte. Ok, dai, partiamo, andiamo a schermo intero e vediamo un po' la situazione di questa sessione. Via con le sessioni, iniziamo con Sara, chiede di Anna. Ok, vediamo se Anna c'è. Anna, sei qui? Ci sei? Qua dice potere Gesù. Ha il permesso di Gesù in questo caso, cioè potere Gesù, cioè io posso parlare, posso venire in metafonia da te perché Gesù mi ha dato il consenso di venire qua a parlare. Molti contatti avvengono anche senza consenso, perché comunque la metafonia è aperta, è un portale aperto per tutti, anime basse, esseri bidimensionali, angeli caduti, eccetera, eccetera, anime burlone, anime cattive, o meglio, non evolute. Scusa, Anna, ci sei? Scusa, Qua si presenta Iva, non so chi sia, se è una tua parente o no,
però già vediamo un'altra entrata spontanea. Le mie guide mi dicono c'è Iva che è tra di noi, quindi sono in tanti, ci fanno capire. E lì seduta, è seduta sulla sedia. E dice che Iva, questo è un messaggio molto particolare che cerca di far capire a chi è di qua, al proprio caro che è di qua, che questa Iva corre al sole. La motivazione di correre al sole possono essere varie, e poi ognuno, il proprio caro che è di qua potrebbe capire. Magari gli piaceva correre. O magari gli ultimi anni li ha passati in carrozzina, o magari non poteva camminare o correre. E lei e ci dice, corre al sole, tanto lenti va, cioè che lei gli piace correre, ma non affannarsi nel correre, ma a correre tranquillamente. È al sole, non è che è al sole il nostro sole, è nella luce, questa Iva, quindi anche questa Iva sta bene. E quindi ci sei, grazie Anna di essere qui. Vuoi mandare un messaggio a Sara? Qua dice, oggi sei a Varese, cioè io abito in un paesino in provincia di Varese e non so da dove arriva, cioè il suo paese, Anna, e gli dicono, guarda che tu oggi sei a Varese. E qua dice, luce vuoi tu? Anna dice a Sara, luce vuoi tu, cioè vuoi un messaggio da me? E lei dice una cosa molto particolare. Non mi va, cioè non mi va di mandarti un messaggio. Sto bene così, vedo che nella tua vita penso che stai facendo le cose correttamente, o meglio, non voglio interferire nella tua vita per non far cambiare il tuo percorso, che comunque devi fare come persona e come anima, e quindi non mi va di mandarti un messaggio. E qui è molto chiaro, nel senso, c'è una mamma che non vuole mandare un messaggio alla propria figlia, non so il perché, cioè, o una è la spiegazione probabile che ho appena detto, la seconda, boh, magari hai detto qualcosa, ho fatto qualcosa che lei che lei magari non è piaciuto, non lo so. Questo è devi vederlo tu, cara Sara. Qui dice Mimì preso, non so cosa sia Mimì, boh, sarà un cane, un gatto. O hai preso un animale che si chiama Mimì? Magari è, diciamo, tra virgolette, arrabbiata perché hai preso questo Mimì, o Mimì non fa parte della tua vita, non lo so. E dice, rose no, non lo so, o non hai messo delle rose in un determinato, non so, compleanno, anniversario, eccetera, eccetera, o lei non vuole delle rose, boh. Poi sta a voi, cioè sta a te, Sara, capire che cosa sta dicendo la tua mamma, insomma. E dice, il cielo è qui. Il cielo è qui, quindi ci fa capire già all'inizio che ha il permesso di Gesù per parlare. Qui dice, il cielo è qui, io sono in cielo, io sto bene, quindi zero problemi per questa anima, per il momento, cioè, per fortuna, ecco. E dice, è vero soggetto, cioè il cielo è qui, è vero soggetto, cioè il cielo è vero, cioè il paradiso esiste, la luce esiste. E poi dice, dice che, allora, il cielo è qui, è vero soggetto, alimenta, cioè lei sta, diciamo, parlando di Papa Dio, Papa Dio l'illumina della sua bontà, del suo amore, eccetera, eccetera, e li alimenta con la sua energia. Però
perché comunque si sentono amati e voluti bene. E poi dice: dici che parla poco e c'ha degli occhioni, non so la tipologia facciale della tua mamma e non lo so. Digli falso re, non so se tu in qualche maniera corri dietro a, non so, un maestro spirituale o chissà che cosa, non lo so, questo secondo me lo devi capire tu. Dice: digli falso re, stai cercando un qualcosa che comunque è falso, ecco, insomma, per farti capire, no? Cioè, forse a me, secondo me, sta dicendo che è meglio stare dietro a Papa Dio e stare dietro a Gesù, perché comunque loro lo sanno, loro li conoscono, loro sono a contatto con loro, insomma, ecco. Ok, Sara, no, scusa, Anna, Sara ti chiede: sei stai bene, mamma? E dice: sale vuol dire che è in alto, insomma, perché è salita, e sorride, cioè sta bene. E qua dice: io parlo di Dio, cioè ti sto dicendo che qui c'è Dio, cioè che dire, per me sta cosa è fantastica. Poi ognuno si fa le sue idee, insomma. E dice: tira forno, non lo so, forse gli piaceva cucinare. Dice: tira forno. Tira forno viene frase, cioè in questa frase vuol dire che ha a che fare con un forno, non lo so, magari lei cucina ancora o gli piaceva cucinare torte, dolci, non lo so, vedi tu. E dice: che parla felice. Allora qua dice: parla felice, cioè sta parlando felice, non so chi sia questo felice. Arriva e dice: buongiorno a te, cioè buongiorno a me. E qua dice: io l'ho detto, felice, cioè questa è l'anima che si chiama felice. Arriva e dice: buongiorno, ha detto io l'ho detto, felice, che sono felice, nel senso felice di nome, non di fatto. Non so se poi è felice anche di fatto, boh. Adesso io... sessione complicata, insomma. Io ti ripeto la domanda: sei nella luce, Anna, stai bene? Te lo ripeto anch'io, grazie. E qua dice: sono Raffi. Qua dice, basso, dice: sono Raffi, Pietro non sente. E non so chi sia Raffi, chi sia Pietro. E dice: parlo bene qua, cioè sto cercando di parlare bene in metafonia. Qua dice: semi, ho le retine. Qua mi fa pensare a una persona che aveva problematiche agli occhi, o non lo so, era un non vedente o ci vedeva poco. E dice che in questa dimensione io ho le retini, cioè io ho la visione molto più bella di quella che c'era sulla Terra, insomma. Qua dice: c'è qua Rosy, non so chi sia Rosy. E questa Rosy dice che Michelle è lì, non so chi sia Rosy e chi sia Michelle. E qui vedete che comunque ci sono tantissime entrate spontanee di anime che non so chi siano, insomma. Ma all'inizio avevamo già capito che erano in tanti. Ho sentito il nome Rosy, forse? Va bene. Allora, ti lascio ancora quei 30-40 secondi, se vuoi dire qualcosa a tua figlia Sara, poi ci salutiamo e ti ringrazio anticipatamente di essere qui, di
mandare i messaggi, di farci sapere anche come stai. Grazie Anna. Se volete, cioè la mia guida dice, se volete mandare un messaggio, e dice, e lì stelle, cioè ci sono i ministri in questa sessione. Allora la mia guida dice, se volete mandare messaggi, qua ci sono le stelle, ci sono i ministri. E qua dice, si va avanti, cioè andiamo avanti. E qua dice, imitare zii diretto. E non so se è riferito a te, Sara, che la tua mamma ti dice di imitare gli zii. Non so che comportamento hanno gli zii, se hanno un comportamento diverso da tuo o dalla tua famiglia, insomma, ecco. Qua dice, sarò breve, arriva su, dice che veniva a casa, la tua mamma passava a casa, e qua parlano tra di loro perché dicono, segui Teresa con me, sì, c'è uno scambio di anime, perché poi adesso arriva un'anima che conosco. Dice Trallu. Trallu è un nomignolo di un mio amico che ormai non ci frequentiamo più, perché comunque ognuno ha preso strade diverse, lui con la compagna, eccetera, eccetera. E questo qui è il suo papà, perché 3 anni e mezzo fa circa mi aveva detto, tieni d'occhio Trallu. Io in quel momento non ci frequentavamo, ma poi sono venuto a conoscenza che comunque stava passando un messaggio difficile per un problema di ludopatia. Poi stranamente ci siamo incontrati perché mi ha chiesto un favore, e io gliel'ho fatto, e mi ha spiegato la situazione. E io ho pensato, ah, ecco suo padre che cosa mi stava dicendo, che io non sapevo niente della sua situazione. E poi vabbè, l'ho aiutato, eccetera, eccetera, insomma. E qua dicono una cosa, anzi, dicono il paese dove abito. Cardano, sì, io abito a Cardano. In 8 anni è la prima volta che nominano il mio paese, perché il papà di Gianluca abitava in questo condominio, in questo blocco, e sta parlando con un'altra anima e gli sta dicendo, guarda Cardano, sì, io sono di Cardano, io giù ho parlato, cioè qua mi sta dicendo suo papà che lui era già venuto in metafonia, mi aveva parlato. E qua fanno un cognome di una persona che conosco, però non vedo da tempo, che abita nel blocco B, e dicono il suo cognome. Non so come mai, devo approfondire questa cosa. Aspetta. Dice. Arriva Samuela, saluta e dice, Samuela, salve, ma poi... C'è Minerva e dice, Minerva fa la luce, non so chi sia questa Minerva, se è Minerva di greca, eccetera, eccetera, o una Minerva che si chiama Minerva. Però la cosa interessante che dice, fa la luce, cioè questa Minerva fa tanta luce. Grazie Anna. E dice, io sono qui. Anna è una chiccherona, perché dice, dicono le mie guide, Anna dice, io sono qui, e le mie guide parla sempre, nell'altra dimensione parla sempre. Forse questa cosa è forse per far capire a Sara che la sua mamma, che magari in vita parlava sempre, e anche di là parla sempre, quindi non perdono alcune abitudini che avevano in vita, insomma. E non so chi è che urla di notte qui, però non so, Sara, se tu fai incubi o fai sogni strani e urli di notte, vedi tu. E qua ti dice, bene ti voglio a tua mamma.
E poi dicono le leggi, fate attenzione alle leggi, insomma, è importante seguire le leggi. Andiamo sul mio brutto faccione, ok, una sessione un po' particolare, un po' strana, che all'inizio non vuole dire niente alla figlia, ma comunque qualcosa dice, tante entrate spontanee di persone che ho conosciuto, che non ho conosciuto, e niente, sessione tranquilla, perché comunque ci parla di Dio, ci dice che ha il permesso di Gesù, insomma, un'anima che sta bene, non ha voglia di parlare, stranamente, però dicono che è una chiacchierona di là, e questo secondo me è un controsenso, perché boh, è sessione particolare, insomma, niente. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Via con le sessioni, iniziamo con Sara, chiede di Anna. Ok, vediamo se Anna c'è. Anna, sei qui? Ci sei? Scusa, Anna, ci sei? Scusa, E quindi ci sei, grazie Anna di essere qui. Vuoi mandare un messaggio a Sara? Ok, Sara, no, scusa, Anna, Sara ti chiede se stai bene, mamma. Ok, adesso io ti ripeto la domanda, sei nella luce, Anna, stai bene? Te lo ripeto anch'io, grazie. Ho sentito numerosi forse, eh? Va bene, allora ti lascio ancora quei 30-40 secondi se vuoi dire qualcosa a tua figlia Sara, poi ci salutiamo e ti ringrazio anticipatamente di essere qui, di mandare messaggi, di farci sapere anche come stai. Grazie Anna. Grazie Anna. Ok.